Dopo il successo dell'Eurovillage al piazzale degli alpini e degli spalti in città alta, il Comune di Bergamo ha deciso di aprire nuovi spazi estivi, location che diventeranno il luogo simbolo del divertimento cittadino. La curiosità di quest'anno è Big Ben ha detto stop, una sirena luminosa che decreterà la fine delle serate estive. Inoltre è stata confermata la navetta gratuita da Bergamo Bassa. Sarà in funzione dalle 20 a mezzanotte e mezza. Altre importanti novità riguardano l'apertura dei parcheggi in Sant'Agostino e il rinforzo dei controlli della polizia stradale per evitare problemi di ordine pubblico. La trucca ad esempio è più sullo sport, Sant'Agostino è improntato più sui prodotti della nostra terra, eh, San Giacomo più sulla cultura, Piazza degli Alpini sulla famiglia, ciascuno di loro ha la sua identità e devo dire che proprio questo risultato che non è facile da ottenere mi fa pensare che la cernita effettuata dagli uffici sia stata una cernita più che buona. Gli spazi sono stati assegnati attraverso una graduatoria sulla base di requisiti ben precisi, i gestori devono offrire una struttura di qualità e un programma variegato e accattivante per coinvolgere i bergamaschi nella vita serale della città. Un bilancio fin qua positivo, con attenzione particolarmente ad alcuni aspetti, un protocollo è stato firmato dal Comune di Bergamo con l'ASL e gli esercenti che hanno in gestione gli spazi sull'attenzione del bere responsabile e sulla promozione del bere anacolico attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione, di promozione e di informazione ai frequentatori di questi spazi.